19.09, prontamente in diretta. Io ho Qui paura, sì. È il momento del gioco, viziati. Ecco qui l'omaggio targato Ternana, cuore umbro. Vi ricordiamo il numero 06 89 32 00 32. E vi ricordiamo le regole, anzi, qui Francesca Chiardi per ricordarvele. Io sono qui apposta, cioè arrivo qui al mattino per ricordare le regole, si sa, cioè è scritto nel contratto, ricorda le regole. Allora, bisogna prima faremo vedere ovviamente un'immagine sfocata e poi un video e ascolteremo la voce di questo personaggio misterioso. Poi, voi nel frattempo capite di chi si tratta, telefonate, nel momento in cui Deborah Carletti, oddio, insomma, noi vi risponderemo, dovrete darci un nome di questo personaggio misterioso e solo qualora voi riuscireste ad indovinare, beh, allora lì potrete ricevere a casa l'omaggio targato Ternana Cuore Umbro. Nel frattempo vi regaleremo, anche questo è gratuito, l'omaggio anche dell'oroscopo di Paola Aspri, che è in collegamento con noi. Buonasera, buonasera, buonasera Paola Aspri. Buonasera a voi, come state? Oggi, dai. Benissimo, bella così, pimpante, colorata, e sono paillette quelle? Sì, certo, ma mi preparo a questa serata di cover, no? Ovviamente. Mamma mia. Quindi è una serata molto bella, peraltro inizia, cioè, ci sarà Achille Lauro con Loredana Bertè, che io sono trepidante perché non vedo l'ora di vederli insieme sul palcoscenico con Sei bellissima. Siamo in grande attesa per questa canzone, ma ce ne sono tantissime, insomma c'è Andy dei Blu Vertigo insieme a Noemi, sì, Noemi, insieme a Giusy Ferreri, esatto. Mi si confondono le idee. Infatti voglio dire, cosa ci aspettiamo da queste cover? Cosa ci aspettiamo dai nostri artisti? Li vedremo veramente in un mondo proiettato ma completamente diverso o, sì, sempre le stesse vesti, sempre loro, però con una qualche nuova affinità in più insieme agli ospiti? Beh, io credo che la grande novità di quest'anno sia il regolamento cambiato da Amadeus, far cantare ai protagonisti del festival una canzone anche d'oltreoceano, ovviamente, una canzone straniera. Quindi voglio proprio vederli lì alla prova. Noemi che si cimenta con una canzone di Aretha Franklin. Poi, insomma, abbiamo Emma che si cimenta con una canzone di Britney Spears. Però, insomma, voglio scusa dire, Paola, io sono un tradizionalista, per me queste cose, insomma, dovranno cantare in italiano. Credo che lo abbiano fatto. È proprio una vergine, vero, sì, Paola? Sì, sì. Beh, allora, io vorrei contraddire un po' quello che stai dicendo, in quanto ci sono delle voci potenti, come quella di Emma, come quella di Elisa, che farebbero che molto bene quella a cantare canzoni adatte a voci potenti, tipo una Whitney Houston, per dire. Esatto. Ah, Whitney Houston, vabbè, però è troppo... Sono d'accordo, romantica. Quello che dico io, Paola, è un discorso differente. Io dico, secondo me hanno preso, Amadeus, il direttore artistico, sì, il conduttore, ha preso questa decisione, perché altrimenti poi, dopo 72 edizioni, le canzoni da cantare in cover terminavano, quindi... Al di là di questo, guardiamo la foto del nostro personaggio. Brava. Guardiamo la foto del nostro personaggio di oggi. Iniziamo a giocare. Oh, allora... Ma è facilissima! No, facilissima, per te. Ma che lo sai, facilissima. Allora, è una donna. Bah. È bionda. È pagliettata, possiamo vedere, però indizio che do io, che sono vicino allo schermo. Voi che siete a casa sul divano, vi alzate, andate vicino allo schermo e potete fare come me. Allora, io vedo che in questa è una spalla di una persona, non me ne voglia il personaggio, non me ne voglia. Sentiamo. Un po' in là con gli anni, non troppo, ma un po' là. Ha una pelle un po' rovinata sulla spalla, questo oddio, è quello che vedo. Oddio. Hai indovinato? Vabbè. Tu hai capito chi è, Paola? Sì, con la pelle un po' rovinata, sì, ovviamente. Purtroppo. Ricordiamo il numero 06 89 32 00 32. Eccolo che lo vedete da quest'altra parte. Sotto di me, dove vai? Al contrario. Volevo vedere dove sta. Ma indicare me, guarda, basta che indichi me, che è sotto di me, lo trovi 100%. Paola Aspri, se Deborah Carletti Dimmi è d'accordo, tutto. Ascoltiamo anche la voce del nostro personaggio. Sure. Sometimes it is, but I genuinely love what I do, and I get on a routine and a schedule to keep me motivated and inspired to, you know, have the energy that I need for the show. So la voce si capisce. Dalla voce è semplice. Apriamo le telefonate 06 89 32 00 32.
Beh, io oltre a dire che è facile questo personaggio da individuare, bisogna dire anche che la foto che hai preso Capito, non è come non no? è E come recentissima, l'hai no? presa di 4 post fa, Ai non ha preso ai ai. l'ultimo, cioè, bastava andare sul profilo. Aspettiamo le telefonate, io ripeto, subito, Vai tu così. questa volta, Ma no, ma perché è prego. troppo facile, io Nella non prima, voglio prego, dire niente. prego. Va bene. Buonasera, con chi parliamo? Con Daniele, ho chiamato già qualche giorno fa. Oh, ci riproviamo allora, Daniele. Ci riproviamo e questa volta sono sicurissimo, Ma voglio perché sono vedere un tuo se l'altra fan. volta anche eri sicuro, Daniele, ma non è andata bene. No. Ci riproviamo questa volta e sono sicura, anzi spero, che questa Daniele, io volta per il possa gioco mi andare auguro che il gioco vada avanti e che tu non riesca ad indovinare. Perdonami, Daniele. Ti chiedo bene. umilmente scusa. Sì, Daniele, io amo la verità. Mi devi perdonare, Daniele. Scusami, io No. spero. No, sto scherzando, Daniele. Dammi il Ma come si nome. fa? Britney Spears. Daniele. Che ti ho detto? Daniele. Daniele, alle 19:15. Hai Ma messo fine al gioco, complimenti, complimenti, hai indovinato Britney Spears, riceverai a casa un omaggio targato Terrana Cuore grazie. Umbro e lasciamelo dire Daniele, nonostante hai indovinato subito, te lo meriti perché avevi, cioè, vuol dire che ci hai continuato a seguire in televisione, che hai richiamato, quindi E grazie hai davvero. preso la palla al balzo. Ma Daniele, prima di attaccare, di che segno sei? Sagittario. Oh, Paola, è il tuo momento. Beh, oggi siete più sensuali che sessuali, nel senso sprigionate sensualità da tutti i pori e ovviamente avrete facilità anche con persone che non sono al vostro seguito, cioè che conoscete poco e che vorreste conoscere Ah, però. ovviamente. Quindi, se ti sei stufato del partner, mollalo subito e prendi l'altra occasione. No, aspetta, come Insomma. no, 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 la mia ragazza è Sagittario, non diciamo queste cose, Paola. Non le diciamo. Daniele, sei fidanzato? Fidanzato? Bene, Sì, sono quindi. fidanzato da tanto tempo. Va bene, quindi Seguirò il ovviamente. consiglio. Scusami? Seguirà Seguirà il il consiglio. consiglio. Come seguirò il consiglio, Daniele? Ma così davanti a tutta Italia. Sì, c'è bisogno di cambiamenti. C'è bisogno di cambiamenti, Daniele. L'ha Uno ci sarà sicuro. detta grossa. Suonerà qualcuno alla porta e ti porterà questo omaggio targato Terana Cuore Umbro. E Allora, grazie, io buonasera. vorrei dire una cosa a Francesco, però. Se tu sei sicuro di essere l'unico amore della tua ragazza, perché devi tremare se io dico queste Ma no, cose? Questo è un affronto. allora. Allora, io ne Questo è parlo un apertamente. Poi affronto. io non sono una persona molto egocentrica, cara Paola Aspri, lo sanno tutti. No, lo E quindi io, so. non, e quindi io non, non essendo egocentrico, non voglio poi far Ma sì io che sono questo sicura programma si che rivolga a abbia. me, alle mie situazioni. Io mi Quindi dissocio da Ma io quello che state dicendo. sono molto sicuro. Sono sicuro che ti amerà la Ma follia la tua certo, ma stava a ragazza. sentire, ma è chiaro, ma è Anzi, logico. Però. voglio dire, tu voglio sei un dire. uomo completo, insomma, Brava quindi. Paola, brava, sì, questo lo Bra possiamo dire sì. forte e chiaro. Bene. Daniele, Sottolinealo l'abbiamo perché altrimenti se lo salutato? Sì. scorda. Daniele non è più con noi al telefono, Beh, vero? comunque salutiamolo e lo Sì, ci siamo ringraziamo. sempre. Ciao Ah, ciao Daniele! Daniele! Buon weekend! Buona Ciao serata a tutti e Daniele! buona continuazione. Ciao, sempre forti. Ciao, Alla grande, ciao, ciao, grazie. grazie, ciao, ciao. Allora, Allora, però ah, l'abbiamo detto attenzione, insieme. sì. Tu cosa volevi Attenzione, dire? io volevo dire a Paola, Sì. com'è Dimmi andata la tutto. serata di ieri? Secondo te si poteva Vogliamo fare fare un po' qualcosina di di. più? Scusa Allora, Paola, ho io però volevo avuto. aggiungere che intanto se vogliono Sì. arrivare, possono arrivare altre telefonate, prego, telefonate ancora perché il gioco l'abbiamo fatto, ma vogliamo parlare con voi. Anche se volete sapere il vostro segno, come va, come non va, E soldi, certo, amore, amore, successo nel fortuna, lavoro, fortuna, è successo. vero. Tanto e ancora di più. Allora, com'è andata Allora, ieri? torniamo alla serata di ieri. La serata di ieri ha avuto una leggera flessione, come avete potuto sentire anche da Amadeus, insomma, una flessione rispetto al 2020. Sono stati poco più di 9 milioni di persone incollate di fronte al televisore, però si sa, è la quarta serata, peraltro hanno cantato 25 big, quindi di conseguenza non ti dico, anche in sala si respirava un'aria a un certo punto, più che altro non ne potevamo più di stare con le mascherine, Sì. tutto Eh qui. certo.
Ma per le canzoni devo dire che sentite dal vivo così hanno tutto un altro sapore. E posso dire che ci sono pochissime canzoni che non sono belle, sono tutte bellissime, tutte particolari e devo dire che Amadeus è stato bravissimo questa volta. Non ce n'è una che sia scadente, devo dire la verità. D'accordo Ci con va te. oltre il 6. Certo, Sei si proprio vede però che quella. c'è ancora l'emozione da parte di alcuni artisti nel Soprattutto i più cantare. Sì, giovani, eh. posso, no, ti posso dire che invece l'emozione viene dalle persone più grandi. Sì. Gianni Morandi ha fatto una bellissima performance ieri sera. Attenzione! Ecco, Attenzione, eccolo. vai Deborah, vai! Un'altra Rispondo telefonata, nuovamente vai. io! Pronto? Pronto? Certo! Non è pronto! Non è pronto! È pronto! Non è pronto! È pronto? Vai. No, non c'è, va bene! Richiama, caro amico, cara amica, e poi ovviamente il numero è sempre quello 068932 0032. Paola Aspri. Allora, Gianni Morandi era emozionato, diciamo la verità, però ha fatto veramente una canzone, ha fatto una performance ineccepibile, È devo vero. dire. Io non l'avevo sentita bene questa canzone, sentirla dal vivo è tutta un'altra cosa e devo dire che si merita il terzo posto perché è una canzone di rinnovamento, cambiamento. Ci ha fatto ballare Gianni Morandi, ci siamo Ah. alzati tutti in piedi, devo dire che ci sono stati dei momenti veramente belli, particolari. E Gianni Eccolo qui Morandi, che non lo balla. so, io ho una predilezione per lui, lo vedo un Vabbè. grande, un giovane. Amatissimo, Praticamente, amatissimo, è ritornato amatissimo. indietro nel tempo cercando di far amare. Eccoci qua. Rispondo io non si sono Eccoci, più fortunato. vediamo. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Ciao. Si sente un televisore? È qualcuno che... Pronto? Sì. Abbassiamo la TV, abbassa. Sì, Oh, abbassate sì, la TV. abbassiamo la Allora, TV, questa è la sennò ci regola numero uno. risentiamo. Con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Maria Cristina. Maria Cristina, buonasera, buonasera, da dove? Io chiamo dalla provincia di Monza. Ah, Monza! stupendo, Beh, stupendo, anche il stupendo. nostro Riccardo Borgia Allora, apprezza Monza, a quanto pare. in redazione perché Si sente un ritardo della voce. non... Non abbiamo capito. Ecco, lo sto sentendo male. Ecco, adesso abbiamo Io sistemato la comunicazione. volevo fare due domande, se è possibile. Sì. Vai! Volevo chiedere l'oroscopo dell'Ariete, Sì. farvi i complimenti Ok. per la trasmissione e qualcosa in più su Sanremo, che è stato bellissimo Sanremo. È vero, è vero. L'Ariete per Maria Cristina, Paola Aspri. L'Ariete, parliamo del weekend, ovviamente. Il weekend è un po' così così, questa giornata ha a che fare con un parente che vi crea un po' di ostacoli, però voi sarete molto facili a, diciamo, a superarlo questo ostacolo, perché avete dalla vostra una grande tenacia, una grande forza. L'Ariete è un segno che nonostante tutto riesce sempre a cavarsela. Quindi una giornata un po' no ci può stare. Per il resto dovete, io l'ho detto sempre, puntare un po' sul cambiamento, dovete essere innovativi e soprattutto in amore cercare o di dare una scrollata al partner se non vi piace più, se non è più di vostro gradimento, dovete spingerlo ad essere più innovativo come lo siete voi in questo momento. Oh. Quindi la noia è bandita. Oppure io darei un'altra soluzione, guardatevi un po' intorno. Ecco, Maria Tutto Cristina, qui. soddisfatta? Bene, io la ringrazio. E se posso chiedere un'altra cosa, per favore, Sì. ai signori presentatori, signori che dirigono questo spettacolo, quando fate vedere il secondo Sanremo, quello in studio. Allora, io devo dire la verità, ho capito poco dalla telefonata perché la sento molto bassa, Maria Io Cristina. la sento bassissimo, Esatto, ci sentiamo bassi a non la vicenda. sento. Allora, Maria Cristina, facciamo così, da quello che ho capito io e credo anche la mia collega Deborah Cavetti, noi abbiamo capito
che tu vorresti sapere delle notizie in più su Sanremo. Vabbè, gossip. Giusto, anche di gossip. Sì, allora, adesso noi... Sì, io chiedo scusa, ma non vi sento, non ho il vostro audio. Non ci sente. Allora, proveremo noi a ricontattarti, oppure riproviamo a ristabilire una comunicazione. Intanto, su Sanremo e sul gossip, ti risponde Paola Aspri adesso a comunicazione staccata, così ti puoi alzare il volume della TV e te lo godi. Nel frattempo, ti ringraziamo veramente con tutto il cuore per la telefonata. Grazie davvero. Ciao Maria Cristina. Buonasera. Ciao Maria Cristina. Paola Aspri, le ultimissime di Sanremo, anche se... Il gossip piace, eh? Emma Marrone è stata inseguita, ha fatto delle storie Instagram. Ci raccontaci un po'? Vabbè, Emma Marrone sì, è stata inseguita, però in realtà una cosa interessante che ho scoperto stamattina per caso in un albergo qui vicino, che si è vociferato della presenza di Adriano Celentano. Ah, però il molleggiato. E quindi non si sa se è vero o è fantasia, ma sai cos'è? Che nei giorni scorsi, col fatto che è arrivata Ornella Muti, ovviamente, come co-conduttrice, sì. Voi sapete benissimo che Ornella Muti ha avuto una storia con Celentano. E che storia! È una storia particolare, no? Se qualcun altro intanto vuole telefonare, prego, le telefonate sono sempre aperte. La porta del nostro salotto è apertissima. Sempre. È aperta a tutti voi, cari italiani. E lui ha risposto a diverse interviste in questi giorni riguardo alla storia d'amore con Ornella Muti. Allora, non è un caso che si vocifera di questa cosa di Adriano Celentano che stia a Sanremo. Chissà. Amadeus può fare tante sorprese. La sorpresa più grande poi è che Jovanotti sarà a Sanremo anche con Gianni Morandi. Ha scritto per Gianni Morandi la canzone, è un sodalizio che sta andando avanti. Esatto, aprite tutte le porte, bellissima, apri tutte le porte, voglio dire. Ed è bellissima la canzone, è scritta da Jovanotti, quindi sarà a Sanremo. Io posso dirvi solo che ho visto Gianluca Grignani. Aspetta Paola. Sì. Paola, vuoi rispondere tu? Vuoi dare tu il pronto? Vai. Vediamo se riusciamo. Vai. Pronto? Oh, chi parla? Buonasera. Salve, sono Fernando. Fernando, buonasera. Come va? Tutto bene, tutto bene. Vai. Come va? Il tuo segno? L'amore va un po' male. Come? Mi sento molto bene. Sei? Ci sentono bene. Oggi purtroppo abbiamo questo problema. Proveremo a risolverlo il prima possibile. Vi chiediamo scusa. Mi ripeti il tuo nome, per favore? Io mi chiamo Fernando. Fernando! Da dove? Da dove chiami? Fernando, sì. Io chiamo da Roma. Bernardo o Fernando? Fernando. Io ne conosco di Fernando. Io ne conosco uno nella vita, posso? Ma non è Fernando che ma adesso... Non lo so! No. Fernando, sei quel Fernando? Vorrei salutare Deborah Carletti, ci vediamo. E allora è quel Fernando, ma è una cosa meravigliosa! Ciao Fernando! Ciao Fernando! Prego, prego, allora, io mi faccio da parte, perché a questo punto... Ne conosco uno! Ed è lui! Certo, ciao Fernando, prego. Da quanto tempo? Da tanto tempo. Fernando, di che segno sei? Lo dovresti sapere. Sono dell'Acquario. Vai con l'acquario Paolo, è tutto tuo. L'acquario oggi va benissimo, devo dire che va molto meglio rispetto ai giorni scorsi, ha avuto un periodo un po' così così, lo sappiamo tutti, è un po' contrastato, di caos esistenziale. Il problema dell'acquario è che vorrebbe consolidare di più gli amori, nel senso come dice lui ovviamente, e in questo momento... È un po' sfuggevole, insomma è un pochettino così, lui soprattutto deve stare attento ad avere vicino una, non so come dirla perché sono un po' in difficoltà, questo Fernando mi mette in difficoltà. Aspetta, ci siamo avvicinati già anche il nome dici, ma allora, però un pochino allora, ci rispecchia, vero Fernando? Fernando, devi... Devi tenere a bada la preda. In questo caso tu, essendo però... un acquario, hai un po' di incertezze. Tu ami l'amore universale, non tanto l'amore individuale. Ami l'amore in senso totale. Quindi a volte però sii un po' più concreto e meno fantasioso. Va bene. Fernando,
Io da parte mia non ti conosco, però ti ringrazio per aver seguito la trasmissione e per aver telefonato. È un gesto veramente carino, grazie davvero. Grazie Fernando. Ciao Fernando, buona serata, buon weekend. Ciao. Grazie Fernando. Ciao. A questo punto io, prima del weekend, Deborah, Paola Aspi, lo dico anche a te, abbiamo ancora qualche minutino. Io esigo un'altra telefonata, un'ultima telefonata del cuore, bene. Bellissima, 068932. Col cuore. 0032 col cuore. Cuore, sì, adesso. Con il cuore, perché lui vuole proprio il problema, vuole che aiutare tutti gli italiani da casa a capire allora, come possono affrontare il weekend. No, il mio desiderio è una cosa bellissima, se ci pensi che facciamo questo mestiere. Entrare nelle case degli italiani, poter parlare con gli italiani che a quest'ora stanno ecco iniziando a pelare i primi pomodori, le prime patate per iniziare a cucinare. Sono le 7:30, la gente ormai sta già... A casa mia si mangia alle 8, finisce il telegiornale di Cusano Italia TV e io devo essere pronto con la forchetta. Questa è la regola, siamo italiani, però questa è la regola. Il weekend sarà buono per quasi tutti i segni, lo voglio dire. Quindi belle notizie. È in prima linea, quindi mi raccomando, fate l'amore, non fate la guerra. Questo è un weekend qua propizio per quasi tutti i segni, quindi essendoci la luna nei pesci in questo giorno c'è la possibilità da parte di tutti i segni di essere emozionali, sensitivi, sensuali, quindi sfruttate questa luna. Eccoci qui, un'ultima chiamata con hashtag sì, fate bello. L'amore non fate la guerra, che pronto? Bello. Ciao, pronto? Pronto? Come ti chiami e da dove chiami? Gianluca dal Lago Maggiore, ciao dove ragazzi. Ecco, grande sì. Gianluca, buonasera, come andiamo? Ciao Gianluca. Bene, ciao, voi tutto bene? Tutto bene, grazie. Bilancia? Bilancia, voglio fare una domanda a Paola tecnica però. Vai sul tecnico. Dai, non troppo, vai. Siamo in fascia protetta, allora, prego. Come si calcola l'ascendente di un segno? Beh, colorario, data di nascita. Ed è l'ascendente che fa la differenza nell'oroscopo, mi ha insegnato Paola Aspri. Sì, perché l'ascendente fa la differenza in quanto ad una certa età fa la differenza. Dopo i 35 anni c'è l'ascendente che diventa predominante nella vita di una persona. Tant'è che devo dire che io ero un leone ma sono diventata più pesci. No, quindi di conseguenza... non mi dire Paola, questa è una cosa che non me lo dovevi proprio dire. Io sono leone, ascendente leone, che fortunata che sono! No, non lo so in realtà. Pensa che io conosco dei sagittari ascendente sagittario. Ma se... allora... La mia ragazza è anche Riccardo Borgia. Le possiamo quasi paragonare, pensa. Quindi l'orario di nascita, la data di nascita e l'orario di nascita. Bisogna vedere se c'era l'ora solare, ovviamente, e bisogna vedere tante cose, che anno uno è nato, insomma, le varie confluenze, le lune che c'erano. Magari Paola, un giorno ci prenderemo anche uno spazio dedicato a questo, andremo a scoprire l'ascendente degli italiani. E adesso però dobbiamo chiudere perché ci fanno i segni alla regia che è finito il tempo a disposizione. Fanno così! No, però abbiamo regia, altri 10 secondi, 30 secondi, me li concedete. Senti, posso fare una previsione? L'oroscopo della bilancia del weekend. No, l'oroscopo della bilancia. Siete un po' pasticcioni, mi raccomando Gianluca, quindi attenti a non fare danni in questo weekend, soprattutto con le persone che vi sono care. Quindi un partner che magari si ingelosisce perché voi fate l'apprezzamento ad un'altra persona. Quindi attenti, caos in agguato, quindi dovete stare un po' più, come si dice, centrati sul vostro amore, ok? No. Poi tutto il resto va bene perché anche voi andrete benissimo. Vi riferiscono intanto alla regia che ha attaccato per sentire meglio l'audio dalla televisione. Grazie Paola Aspri. Grazie. Quali erano le previsioni? Per la bilancia 3S, purtroppo perché c'è questa cosa che poi può creare problemi, però l'amore è a vista per la bilancia. Paola, io poi ti mando un WhatsApp e mi dai il mio oroscopo della Vergine. Fammi solo un sorriso se è positivo, se è buono. Vergine va bene. Oh, meno male Paola Aspri, finalmente, grazie Paola. Allora, Vergine.
Vergine e Sagittario, quindi tutto amore, Vergine. Ti dico solo una cosa, stacca un po' la spina dal lavoro questo weekend. Capito? Mi raccomando. Capito cosa ha detto Paola? Allora, stacca un po' la spina dal lavoro. Cancella il mio sono numero. Sono un stacanovista. Grazie davvero Paola Aspri. Lo dico per questo, lo dico perché la Vergine è portata per il lavoro, per la precisione. Giusto. Ah no, mi sa che cambia, mi sa che non è questa. Con queste parole vere e giuste noi ringraziamo e salutiamo Paola Aspri. Grazie Paola. Leone, va bene anche a te, Debra. Ancora incrociamo le dita allora. Ciao. Ciao Paola, lunedì. E dunque, allora, io non posso muovermi da questo posto. In questo quanto momento. Ti piace stare al centro? Al centro, davanti alla scrivania, pronti a salutare e a dare la buona serata. Abbiamo parlato di temi importanti come il coronavirus, i tamponi, le farmacie, le parafarmacie e la giornata internazionale contro la lotta al cancro. Una giornata molto importante. Oltre alla situazione che ha appena descritto il nostro Francesco Acchiardi, abbiamo anche visto come negli istituti scolastici ci siano dei progetti, delle iniziative degne di nota. E poi ancora Sanremo, beh, queste serate di Sanremo. Riccardo Fogli che è intervenuto ai nostri Fogli. Microfoni. Quindi realmente abbiamo trattato di tutto. Questa settimana un tutto. Po' di tutto. Noi vi ringraziamo per averci seguito. In cabina di regia Manuel Mazzei, poi in aiuto Riccardo Borgia come redazione. Posso dire la verità, lo voglio raccontare. Quando sono arrivate tantissime telefonate, quindi vi ringraziamo. Poi noi abbiamo visto il fuori onda, il live, il backstage. E c'era Riccardo Borgia che era con due, tre telefoni, provava, cioè rispondeva a tantissime telefonate, vi abbiamo messo in diretta, continuato a telefonare anche ovviamente per le prossime settimane che arriveranno. Noi lunedì saremo qui dalle 16.10 alle 19.30, vi racconteremo tutto quello che succede nel nostro paese. Quindi noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend! Ciao!